Parlando di raccolta differenziata, io vi riporto un'affermazione dell'ex consigliere Pignone, che aveva anche la delega al lato rifiuti di Città Metropolitana. Ecco, e vi chiederei ad entrambi che cosa ne pensate. Cioè, la raccolta differenziata è soltanto il punto di partenza, perché in realtà bisognerebbe prevedere degli impianti industriali per trasformare qui in loco queste materie prime seconde, banalmente per farne bottiglie di plastica, plastiche per le auto. Ecco, è fattibile un impianto di questo genere in Liguria o a Genova? L'impostazione, se capisco, dell'ex consigliere Pignone è quella di auspicare la presenza dell'intera filiera, se vogliamo, del riciclo e del riuso sul territorio regionale barra comunale. Ora, è ovvio che se io faccio un ragionamento in termini così di efficacia anche ecologica, potrebbe essere auspicabile che a livello regionale, comunale sarebbe impossibile ovviamente, ma che a livello regionale vi fosse l'intera filiera presente sul territorio. Dal punto di vista economico non è detto che questo sia possibile, ma per una questione banalissima: non tutte le regioni sono uguali, noi siamo una regione relativamente piccola, quindi bisognerebbe fare tutta una serie di calcoli economici per capire se il dimensionamento degli impianti necessari sia economicamente sostenibile con una popolazione di 1,5 milioni, più o meno 1,6 milioni abitanti che ha la nostra regione. Dal punto di vista della fattibilità, può rispondere meglio l'ingegner Senesi, ma è chiaro che qualunque impianto dal punto di vista tecnico è fattibile come costruzione. Il problema è se è sostenibile dal punto di vista economico. Oggi se ne occupano i consorzi, giusto, della raccolta differenziata? Sì, sostanzialmente sì, non solo, però diciamo i consorzi sono il cuore pulsante del criterio del riciclo, soprattutto con riferimento a quelli che sono, diciamo così, i contenitori, e quindi diciamo tutta la parte relativa al grosso, diciamo, della differenziazione che si può fare in Italia. Però il consorzio è solo una parte del processo di differenziazione, perché poi in tutta la parte, diciamo, generale, moderna, che richiede la comunità europea è più orientata alle 4R, quindi anche al riuso come prima fase, quindi prima ancora di andare al riciclo, e anzi si va a fortificare da questo punto di vista. Oggi abbiamo delle polemiche molto forti anche con Confindustria, con tutta la parte relativa ai consorzi degli imballaggi, ad esempio per il regolamento europeo che è uscito, che prevede non più, diciamo, la fase di riciclo degli imballaggi come siamo stati abituati ad avere in Italia, e come tra l'altro in Italia, voglio dire, abbiamo uno dei risultati più alti al mondo, siamo quasi al 90%, un po' meno, 87 se non ricordo male, per cento di riuso degli imballaggi, riciclo degli imballaggi, ma invece si vuole andare verso un sistema, appunto, della comunità europea che vada sostanzialmente a tornare al vecchio sistema, se ci pensate, del vetro a rendere, e quindi della quota, diciamo, di deposito cauzionale, ma estesa alle varie tipologie di imballaggio. Questo sta creando grosse polemiche, perché l'Italia ha fatto degli investimenti fortissimi nella filiera del riciclo degli imballaggi, e questo regolamento europeo va ovviamente a incidere pesantemente su tutta questa filiera, e quindi con tutta una serie di potenziali anche danni economici non da poco. Poi io mi chiedo, la comunità europea non poteva incidere a monte? Io mi trovo, quando vado al supermercato, a comprare cose che hanno la plastica, la carta, sono confezionate singolarmente in altra plastica. Forse l'imballaggio a monte andrebbe limitato. Vabbè, capisco che questo non è un problema vostro. Sostanzialmente il ragionamento è molto vero, si stanno mettendo delle pezze anche qui. La nuova normativa che entrerà in vigore dal 1° gennaio, con l'etichettatura ad hoc per i contenitori, che deve andare a indicare per ogni imballaggio di cosa è composto e quindi come deve essere differenziato, però sono un po' delle panacee. È ovvio che se ci fosse, diciamo, a monte una normativa che limita quantomeno, per quanto possibile, perché ci sono anche lì delle difficoltà tecniche, però che portasse verso un monomateriale per l'imballaggio, faccio per dire,
e tutto sarebbe più semplice, anche perché immaginiamo, e lo vediamo anche quando parliamo con i cittadini, molto spesso la prima delle contestazioni che vengono fatte sulla difficoltà della differenziazione è: sì, ma io poi mi prendo il materiale di imballaggio in casa, devo iniziare a prendere le forbici, tagliane un pezzo, questo va nella carta, questo va nella plastica, questo nell'indifferenziato, e mica posso diventare matto e fare il lavoro per voi. Purtroppo, da un lato è comprensibile ed è vero, perché tutti noi, anche noi, nel buio della notte, quando nessuno ci vede, ma lanciamo degli accidenti ogni tanto quando trovi alcuni tipi di imballaggi particolarmente compositi, diciamo così. Però è anche vero che è dal 97 che il decreto Ronchi impone di differenziare in modo completo e il più possibile consono, diciamo, il rifiuto e gli imballaggi, ma quello che lei ha detto è molto vero. Ecco, mentre la questione di utilizzare la raccolta differenziata per fare degli impianti e utilizzare queste nuove materie prime e seconde, da un punto di vista appunto impiantistico, sarebbe fattibile? Il problema è se ha senso farlo e quale sia l'equilibrio economico di questo, sia mentale che economico. Allora, ritornando agli obiettivi principali, il primo è sicuramente la riduzione dei rifiuti ed è assolutamente quello che si paga nel modo più pulito e immediato possibile. Il secondo è il riutilizzo, è una cosa che è stata progressivamente abbandonando, anche perché l'economia ci porta a comprare cose che sostituiscono quelle che mettiamo via. Invece in realtà, se si creasse una filiera di riutilizzo vera, ben organizzata, questa parte qui sarebbe estremamente importante. Poi c'è quello invece della trasformazione di ciò che si riesce a raccogliere attraverso la differenziata, e qui bisogna essere abbastanza precisi. I consorzi si occupano di alcune parti, il Corepa per esempio si occupa degli imballaggi, non si occupa delle plastiche, si occupa delle plastiche utilizzate per imballaggio, e ciò che noi diamo al consorzio Corepa attraverso la nostra differenziata, che poi finisce al consorzio Corepa, no? Vede per esempio la presenza di un giocattolo di plastica come impurità, ok? Viene eliminato e viene considerato impurità e diminuisce il valore di ciò che ne conferiamo. È una cosa poco nota purtroppo, perché è molto più semplice dire metti la plastica nel cassonetto giallo. La realtà purtroppo è più complessa. Nel cassonetto giallo ci dovrebbero andare gli imballaggi di plastica, di alluminio, di banda stagnata, ma imballaggi che poi hanno questo consorzio. Questo consorzio in parte, in piccola parte, recupera la plastica, in gran parte la valorizza termicamente. La plastica finisce in inceneritori che producono energia. Bisogna essere chiarissimi su questo, perché se no non abbiamo chiara la realtà, viviamo in un mondo di sogni, e invece la realtà è questa purtroppo, perché economicamente la plastica non può essere tutta recuperata in modo economicamente vantaggioso e anche ambientalmente vantaggioso. La plastica si degrada da un passaggio all'altro, quindi soltanto le plastiche dure possono essere riutilizzate per fare altri oggetti, e non per sempre, una serie di cicli si può fare, ma non per sempre. Quindi ragionevolmente, come vi dicevo, i primi due punti delle R sono assolutamente i più importanti, quelli che ripagano di più. Poi noi dobbiamo comunque fare la raccolta differenziata, perché una cosa è recuperare una parte di ciò che noi produciamo, è una cosa non recuperarne nulla, e quindi è sempre meglio. Gli impianti che poi vanno a valorizzare ulteriormente le plastiche sono impianti energivori, e poi bisogna fare una valutazione tipo ambientale complessivo se vale la pena consumare tanta energia per recuperare poca plastica, o se non avesse più senso fare un arrangiamento, come diceva Monte, molto più forte, molto più coercitivo addirittura sulla produzione degli imballaggi, perché l'unico modo, come vi ho detto all'inizio, è quello di non produrli, per essere da un punto di vista ambientalmente sensati, okay? Altrimenti facciamo cose che sono dei palliativi mal percepiti e a volte mal raccontati, perché tutti noi probabilmente siamo convinti che tutto ciò che mettiamo di plastica in un cassonetto giallo diventa altra plastica. Non è così purtroppo, la realtà è questa, bisogna dirlo. L'alluminio invece sì. L'alluminio e la banda stagnata vengono recuperati al 100%. Sono due filiere che sono già molto ben strutturate, okay? Su cui non c'è necessità di andare a fare altre fabbriche, perché sono assolutamente ben strutturate e hanno
una capacità di ricezione ampiamente sufficiente per tutto ciò che noi mettiamo dentro. Sulla plastica la realtà è diversa. La plastica, la cosa migliore che possiamo fare è non utilizzarla, se non in quei rarissimi casi dove è veramente utile usare un polimero per fare un qualcosa che altrimenti non si potrebbe fare. Gli imballaggi non sono in questa categoria, a mio parere.